Madonna mia. Ciao ragazze, ciao ragazzi, top. Ho la stessa maglietta del vlog precedente. Dopo la metto a lavare. Sono uscita. Per ora non ho febbre. Ho caricato finalmente un vlog. Per ora non posso fare le live perché devo riparare il buco del tablet. Fatemi pensare dove devo andare, in che ordine di posto. Mi conviene far così, sì. Guardate che borsetta della Conad pucciosissima, rosa. Ha anche questa qua per appallottolarla, farla diventare una palla, e il gettone per il carrello. Niente, ho trovato questo coprispalle che, cioè, ne ho un sacco che sono neri, che sono più adatti. Io non vado in giro con le braccia scoperte perché, avendo perso più di 120 kg, ho un po' di pelle in eccesso sotto le braccia, quindi finché non potrò fare la brachioplastica mi dà proprio fastidio. Non lo posso dire più, cammino da sola contro gli attacchi di panico. Dobbiamo trovare un modo di dire diverso. Cammino da sola contro gli ipocastani, sta cominciando a venire la dispnea. Vabbè, abituatevici, perché finché sto qui, questi cazzo di alberi comincia ad ansimare, quindi. Se sentite dei versi simili sul porno, non è un film porno, ma sono le fioriture di questi fantastici alberi che riempiono i viali di Roma. Niente, allora, devo fare tre giretti. La situazione a casa, ragazzi, è drammatica. Cioè, io più tolgo roba, più butto roba, più metto nell'umana roba, e più roba esce, roba non mia, roba di gente che è stata a casa mia negli anni. Il problema è stato il fatto di portare di casa in casa cose che andrebbero, cose che sarebbero state da buttare. Quindi, ad esempio, tutti i faldoni con le bollette di 15 anni fa, eccetera, eccetera. Non aveva senso portarli da una casa all'altra, però fino adesso l'ho sempre fatto. Specialmente l'ultimo trasloco è stato fatto malissimo. Non tanto, ve l'ho detto tante volte, non da chi ha portato Osvaldo, il mio, diciamo, operaio di fiducia, perché poi è lui che fa tutti i lavori, lui con i suoi collaboratori a casa mia, e mi ha sempre fatto i traslochi. Non da lui, ma dalle ragazze. Qua c'è Ottorino Lorenzetti che mi aspetta. No, io non faccio finta di niente, perché questo è sempre in attesa di farmi un preventivo da viva. Non mi guardi che non sono ancora pronta. Ci vediamo fra qualche giorno. Stavo dicendo, sì, vabbè, che le ragazze che praticamente hanno fatto i sacchetti, hanno mischiato tutte le cose da mangiare, aperte, chiuse, vestiti, un casino. Quindi è stato fatto proprio male il trasloco. E adesso ci sto mettendo un sacco, anche perché poi le vicende degli ultimi giorni, il fatto che comunque adesso, diciamo che a parte le vicende degli ultimi giorni, le persone attorno a me, scusate ragazzi se ogni tanto ho l'agonia, ma anche qui, quindi. Ho respiro corto, si chiama fame d'aria, fame d'aria in gergo medico. E cosa stavo dicendo? Ah, che a parte che è un mese che ho sempre la febbre alta, 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 e abbiamo già stabilito che non si tratta di un agente patogeno, né virale né batterico, ma di un crollo immunitario. L'unico risultato positivo è che negli ultimi giorni mi viene la sera. Ci sono tre persone dietro che mi stanno guardando veramente male, meglio affrettare il passo. Ora, voi penserete che io non abbia le scarpe, non vi do la soddisfazione di inquadrarmi i piedi per dimostrarvi che avete ragione, perché avete ragione. Ecco. Uno ha fatto che superare, meno male, però quelli dietro stanno dicendo che con chi cazzo parla quella. Vabbè, devo dire meno parolacce, ragazzi. Un Buffetti fallito, non ho ancora la merce dentro. Guardate che tristezza, ecco l'emblema dell'Italia, l'emblema che siamo il paese delle banane. Guardate i Buffetti, ancora con tutta la merce, fallito.
questi signori che passano stanno parlando di visualizzazioni. Non li ho pagati io, sono sconosciuti. Una cosa, non ho ancora mangiato niente, no, bugia, ho mangiato una cucchiaiata di pasta proteica e poi ero al telefono con Milena, ma ha fatto una brutta fine. Allora, un pezzetto di pizza bianca, non grande, per favore. Un po' meno? Ok. Eh sì, grazie. Ma c'è tutto il gusto al pomodoro. Gusto limone e pepe rosso, no? No, il pepe no, che mi fa male il pepe. Amore, come ti chiami? Io non so come ti chiami. Come ti chiami, amore? Dimmi come ti chiami. Francesco. Sì, guarda, quelle sono un po' piccanti. Queste qua sono quelle al pomodorini. Queste sono i pomodorini, quelle sono un po' piccantelle, c'hanno la paprika. Eccola. Trovate quella regione. Che bravo. Ciao Francesco. Saluta. Ciao. Mangio tutto il mio. Sì, poi cortesemente due rosette e due tartarughine. Tartarughe. Grazie. Ma la sbeccatura sotto? Nel momento in cui l'ho avuto l'ho forbattato. Ah, ok. Ho proprio messo il telefono come quando esci da me. Come ho fatto io appena mi è arrivato, ho fatto il riporto all'impostazione di fabbrica. Però io l'ho fatto per metterci i miei account, le mie cose. Beh, non c'era niente di mio. No, però siccome se lo fai dall'inizio, io non sono capace a farlo poi da quando è già configurato. Se lo fai dall'inizio... Senti, ma la sbeccatura nella cover c'era già? Come? La sbeccatura nella cover. No, perché era imballato talmente bene che non poteva essere... Sì, se papà non lo imballa come... Sì, ma tu hai la voce sono stanca. Ok. Ok. Ciao testa di minchia. Sono io qua. Sei tu? Sì, sono io, in persona. In persona? Posso fidarmi che sei tu? Sì, certo. E le prove? Ho capito, zoccolone, papà, c'è vento. Coccolone, zoccolone. La mamma dai numeri, tu che dici zoccolone? Io non capisco. Allora. Mi dà un biglietto super viaggiatore. Te la ricordi questa, papà? Buongiorno, me lo dà un biglietto super viaggiatore? Eh no, signora. Sono finiti dopo mezz'ora che praticamente costava 19 euro e potevi viaggiare per 24 ore su qualsiasi treno. E praticamente quando hanno aperto l'offerta dopo mezz'ora non ce n'era più manco uno. Ferma. Madonna, ti stressava.
Che cosa succede, papà? Mi state sbolognando, volevo raccontare la storia del biglietto super viaggiatore. Devo cercare un posteggio di gente. Dai, ci sentiamo dopo. C'è uno che si sta perdendo la scocca davanti della macchina e non se ne rende conto. Ma tanto. Ciao, ciao, ciao. Ma una cannata. Aspettate che incarto quello che resta della pizza, perché il sercio qui unto e duro. Oddio. Meglio stare attento. 50 kg di carta. Io non lo so perché devono sprecare la carta in questa maniera. No, ma non sono polemica, ragazzi, su. Porto dentro la tazzina. Qua c'è il pane. Ma avevo bisogno proprio di un po' di aria fresca. E come mi piace il dialogo? Ciao, buon fine settimana. Grazie, ciao. Ciao. Eccomi qua. Adesso sto andando in quel posto. Gulp. Ragazzi, dobbiamo trovare una frase contro cammino da sola contro gli attacchi di panico, perché non la voglio più usare. Ma c'è la basilica. No, no, di San Paolo, il convento dove mi hanno scambiato per una mignotta quando ho accompagnato mio padre. E mentre andavo a prendergli il trolley, l'ho raccontato in un vlog, il prete gli ha detto: dottore, qui non si possono portare donne a pagamento. E mio padre ha detto: no, non è una donna a pagamento, è mia figlia. Va bene. Qua di strada c'è un negozio che vende coltelli e pistole. Sarei tentata, ma non tengo dinero e non tengo neanche il porto d'armi. No, mi viene in mente quando la mia migliore amica di Roma, Alessia, gli ho mandato un video di mio papà che faceva esercitazione al poligono e mi ha scritto: Vilma, ti prego, non prendere mai il porto d'armi. Un giorno me l'ha presa. Vabbè, l'avete vista sicuramente nei vecchi video miei. Adesso, qua proprio le fioriture sono veramente. Cioè, vedete questa roba che mi fa mancare il respiro. Allora, devo telefonare a un fidanzato. C'è chi può, te, chi non può. Te. Ma se mi toccano dove il mio debole, sarò una via. Adesso sì, canto una canzone. Lui ha suonato con Massimo Di Cataldo, quindi. Questa è una delle mie canzoni preferite in assoluto. Sarò molto contento della dedica. Come un airone Icaro, libero verso il vento se ne va. Verso le... Senti, è venerdì oggi. E quindi verso le sette di ogni venerdì un vento forte taglia la città. Icaro e Giulia sono passati di là. Senti, ma quando ci sposeremo? Perché ci sposeremo. No, no, ci sposeremo. Sì, contaci. Ci sposeremo e staremo insieme, sì, tutta la vita. Sì, sì, e anche, sì. E anche dopo, dopo, sì, nell'eternità. Sì, 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 e io mangerò gli spaghetti di soia in camera da letto. Quando ci sposeremo, tutte queste cose qui, posso avere come marce nuziali, care Giulia? Ma la papia è cortesia, ste cose da zingari, ma... cosa? Tipo il mio grosso matrimonio gypsy? Sì, ma finiamola con queste puttane. Vabbè, il vestito, sai che a me piacciono i vestiti di quello stile lì con la gonna... Sì, sì, sì. Vabbè, tanto tu hai sempre detto che mandi un cartonato. Ma io infatti non ci sarò, io starò via web dalla... Secondo me, andando avanti, faranno i cosi, i matrimoni in streaming li renderanno legali, eh. Ah, qua c'è la coltella. Senti, vendono pugnali, sto davanti a un negozio che vende pugnali tipo Rambo. Tu regaleresti a una come me un pugnale tipo Rambo?
Ma si è spento il telefono. Perché bolle, cioè io lo devo buttare quel telefono lì, ragazzi, a rischio che scoppia la batteria. Comunque io sono gialla, io non so se sono io che mi vedo gialla. Troviamo una frase sostitutiva io cammino da sola contro gli attacchi di panico, io sono gialla. Sarà il fondotinta che ho messo, cioè si sta facendo sgombro trucchi. www.lasalutetutto.it. Allora, io non... la batteria è quasi scarica anche qua. Comunque sto andando adesso tra un enfisema e l'altro da questi splendidi, come vedete qualsiasi zona di Roma è piena di questi alberi. No, quelli non mi danno l'allergia, questi sì. Suppongo che siano ipocastani, questi qua sono le merde di fioritura. Sto andando in questo posto, dovete indovinare sotto, però il premio lo scoprite poi. Comunque non è niente di utile, niente di bello il premio e niente di interessante. È roba che sarebbe destinata all'immondizia, per cui partecipate numerosi che una trozza non ve la toglie nessuno. Si sta per scaricare la batteria, quindi il vlog finirà qui. No, c'è questa spezzone per quando torno a casa. Sempre se non mi prende uno shock anafilattico dovuto all'edema della glottide, dovuto alle infioriture che provocano allergia. Siccome non vado in giro, non ho neanche il Bentaland dietro, devo cominciare a riportarmelo dietro. Ne ho una sola fiala che tengo, appena possibile lo ricompro. Mio padre tiene sempre l'adrenalina, anche quella versione che si può sparare nella coscia, esagerato. Solo perché ho avuto due shock anafilattici nel 2013, adesso non è che è stata l'esperienza più brutta della mia vita. Comunque, la canzone che sta. Sapete, ragazzi, io passo di palo in frasca. Sto arrivando quasi al locus che dovete indovinare. Quindi scrivete sotto e se siete in più a indovinare faremo un'estrazione. Oppure faremo più premi per tutti. Tanto ce n'è per tutti, ragazzi, di trozzole. Sappiate che qua si impagliano sedie da cucina di Vienna e telai. Mi raccomando, si impagliano artigianalmente sedie da cucina di Vienna e telai. Ho sempre desiderato impagliare un telaio. Che cazzo vuol dire? Comunque, con gli ultimi. A Bergamo si dice Hodrea tra gli eltem, cioè sto tirando gli ultimi respiri. Con gli ultimi respiri e le tette finte sporche di caffè. E con un rottino quel pezzo di pizza bianca duro, secco e unto mi ha fatto venire mal di stomaco che non ho. Mi dedico questa canzoncina che è una delle canzoncine mie preferite in assoluto, si intitola Icaro e Giulia. Quindi dicevamo come un airone Icaro libero verso il vento se ne va, ha una moto d'argento e di pelle per volare sulle stelle. Giulia lo aspetta all'angolo, fa la commessa in una tintoria. Il suo principe passa alle 7, viene per portarla via. Oggi è venerdì, quindi verso le 7 di ogni venerdì, un vento forte taglia la città. Icaro e Giulia sono passati di là. l'ho presa un po' alta e la dispnea qua non aiuta, tanto poi velocizzo. Niente, sono quasi arrivata, ragazzi. Metto pausa perché sennò non mi registra tutto sto pezzo di 11 minuti. Ci vediamo dopo. Scrivete sotto dove sto andando perché non lo farò vedere. Non... No, no, non lo faccio vedere. No, 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 non lo faccio sapere. Scrivete sotto dove sto andando. Come ai vecchi tempi. Top. A dopo. A buon intenditor poche parole. Ci siamo capiti, ve l'ho detto che ogni tanto mi scappa qualche sassolino nella scarpa da togliermi. È proprio questa la farmacia in questione, un buon intenditor, poche parole. Seems to me, sorry seems to be the hardest word. Tocca a me. Sono dal cinesino, ho preso la custodia per il cellulare, super economica, pucciosa, top. Ad evitandum di distruggerlo perché io ho le mani di ricotta, per non dire di altro. Allora, ragazzi, a parte il colanaso,
che non è un termine medico. Quando avrò la macchina la farò tutta a fiorellini così. Mi ha fatto bene questa passeggiata, devo dire che sento proprio la differenza della tensione nervosa che è scesa, proprio la sento tanto, anche la dispnea la sento tanto, vedete la custodia pucciosa che ho preso, ho preso anche l'orecchino del naso, budget finito. Però io ho sempre detto una cosa e l'ho sempre constatato, ho avuto a che fare ovviamente da lì in avanti, dirò molte meno cose relative al mio lavoro perché visto quello che è accaduto è prudenziale, bisogna tutelarsi dall'ignoranza. Però negli anni mi è capitato di avere a che fare con persone che molto abbienti e vi posso assicurare che il detto che i soldi non fanno la felicità in sé per sé è vero, però diciamo che sia in un senso che nell'altro, cioè i soldi servono per far fronte al necessario, per vivere in maniera, scusate ragazzi se l'affanno ma ormai lo sapete, non starò a ripeterlo in ogni vlog, magari lo accennerò, però purtroppo dove ci sono sti alberi è così. Adesso è cominciato anche lo sgocciolio nasale e tra un po', se permango ancora in giro, come minchia si dice, comincerò la lacrimazione. Stavo dicendo che i soldi per me servono per star bene e non il lusso, per potersi concedere soprattutto il necessario ma anche ogni tanto il dilettevole, con rispetto per i soldi, soprattutto considerando mia nonna. Quando devo dire buon'anima io ancora non ho realizzato, ma adesso in questi giorni, avvicinandosi il 25 aprile, è meglio non sovrapporre i due pensieri perché altrimenti veramente mi lascio prendere dalla disperazione. Mi diceva sempre: i soldi bisogna risparmiarli quando ci sono, non quando non ci sono più. E io devo dire che ho una gestione dei soldi fatta bene, nel senso che sono la tipa che fa i conti di tutto, che controlla gli scontrini della spesa al centesimo, che se c'è l'offerta sul volantino e non passa la cassa va a rompere i maroni. E mio padre dice: fai i conti della serva. E io dico sempre a mio padre e a mia mamma che anche loro dovrebbero controllare la spesa, perché loro non tanto sono bravi a fare la spesa. E però ragazzi, soffoco. Però poi siccome pare che voglia fare la maestrina, per evitare discussioni non glielo ripeto, però devo dire che comprare senza lista al supermercato e senza il volantino e soprattutto controllare sempre le cose che si aprono, consumare sempre le cose aperte, evitare di aprire scatolame vario, perché si sprecano un sacco di soldi. E io sono una che... Mentre ragazzi la batteria è quasi scarica, quindi tra un po' si spegne. Non so neanche quali pezzi di delirio non mi abbia registrato, perché quando compare batteria quasi scarica non registra, quindi si azzomperanno i discorsi, ma tanto sapete che io salto di palo in frasca. Respirare a pieni polmoni. Agonia. Con tanto di... perché adesso ho anche il naso pieno. Ottimo. E prevedo sicuramente l'insorgere della febbre serale tra un paio d'ore. Credo che siamo attorno alle 18, non ho modo di verificarlo, più o meno. Quindi siamo sempre verso le 7 di ogni venerdì. Niente, devo passare in Conad un attimino. Poi arrivo a casa, attacco tutti e due i telefoni. Io mi sto ostinando a usare quello lì di cui la batteria ribolle. Però finché non sistemo il tablet mi serve. Devo stare attenta perché mi hanno detto che può anche esplodere la batteria, essendo piena d'acido. Una batteria che è incandescente che esplode piena d'acido non credo che sia una bella esperienza. No, non mi guardi così che sto morendo, non mi metta sotto con la moto, la prego. Berruttino provocato da quel pezzetto di pizza sercio, unta, e di ieri perché era dura, non era certo fresca. Altro ruttino. Vabbè ragazzi, la patente E io credo di meritarmela tutta, ad honorem,
Perché non mi danno anche la laurea in medicina ad honorem? Sono stanca. E niente, adesso passo in Conad, poi attacco i telefoni. Se non muoio prima, se no faccio che entrare da Torino Lorenzetti e dire: guardi, ne ho pochi minuti ancora di vita, se mi fa un forte sconto trattiamo. E quindi passo in Conad, l'ho detto già 50 volte, poi attacco i telefoni, finisco il vlog, lo chiudo, lo scarico nel computer, lo monto e poi preparo qualcosa di pranzo cena sarebbe, perché io tutto il giorno ho mangiato quello che avete visto. A parte le due cucchiaiate di pasta proteica con pomodoro che sono finite nel cesso. E poi più tardi devo sistemarmi sti capelli. La parte sotto ci faccio il biondo scuro e poi sopra faccio le altre mescioline, perché mi sono un po' troppo allargata col decolorante e la parte sotto chiara è troppo estesa, è troppo arancione. Poi ogni volta io mi ritrovo involontariamente a fare le stesse cose che fa la Chiarona, fateci caso, ma non è voluta la cosa, eh. Ok, con questo sole che bacia belli e secca le merde. Qua c'è la Rotino, che è sempre il negozio di coltelli che vi dicevo prima. Questo periodo io eviterei, dico. Qua è quello, il tizio che mi rifà le chiavi in realtà, però vende anche pistole e coltelli. Questo posto ha gli LP come sottopiatti sporchi, devo dire, ma va bene. Ma ragazzi, il passaggio tra l'inverno e la primavera è stato ultra repentino. Meno male, perché io ho voglia di mare, di sole, voglio andare a Bordighera. Bisogno di di riposo, di stare con la mia famiglia. E quindi insomma, niente ragazzi, chiudo, ci vediamo dopo. Top barco, madonna, ogni tanto c'ho gli svarioni, non ci fate caso se ogni tanto vedete cose del genere, o mi si piega il piede o uno svarione. Niente, che odore di pneumatici, toh, strano. A dopo. Allora ragazzi, sono arrivata a casa. Non vi dico, alla Conad ero praticamente gemente, con lacrime da ipocastano, no? Di sangue, ringraziando il cielo. Scusate se sputazzo. Ho attaccato il telefono, adesso lo scarico perché anche la memoria si sta riempiendo, non c'è ancora la schedina di memoria dentro, no, diversa da mettere, ma le devo formattare prima. Questo vlog lo chiudo. Sono arrivata lì da Marcello, ho detto ti muoio qua, naso colante, respiro da enfisema e occhi lacrimosi. Mi sa che dovrò ricorrere a un leggero antiallergico. Io mi trovavo benissimo col Trimeton, ma non c'è più. È che raga, non voglio aggiungere altri farmaci a quelli già innumerevoli che prendo, però cioè è peggiore di anno in anno sta allergia. Adesso proprio, ma è 10 minuti che sono arrivata a casa. Mi continuo carino, puccioso, non guardate i punti neri, l'orecchino del naso col fiorellino. E belle le occhiaie con tutto il fondotinta, ma non è che io abbia grandissima fiducia in questo fondotinta, ma lo devo finire. Mi sono fatta dare 3 campioncini di Dermablend in farmacia, poi ve li faccio vedere. Dermablend copre qualsiasi cosa, è stucco, non è certo un fondotinta estivo, è carissimo, però copre tutto. Questo... ho parecchio da dire sui prodotti Debbie, a parte poche cose che si salvano. E niente, adesso chiudo questo vlog, mi riprendo, poi mi faccio il bagno, perché l'altro giorno non so chi ho detto che ha la cacosmia, perché aveva scritto, ve l'ho detto, ogni tanto concedetemi questo strascico di polemica perché è più forte di me, cioè mi vengono le convulsioni se non mi sfogo un po'. Scusate anche se stroppo col naso, ma... e praticamente era nei commenti sotto il mio video, no? Uno ha scritto hashtag sento puzza di truffa e io ho scritto si vede che soffre di cacosmia,
Questa persona, non ricordo neanche chi fosse, mi ha scritto: non accetto revolving mediche da te che non sei medico. Forse revolvere è diagnosi. Beh. Comunque, per dire, io soffro davvero di cacosmia, nel senso che sento le puzze che non ci sono. E praticamente ogni tanto le persone che mi stanno attorno chiedo: puzzo, sono gialla? Vabbè, lasciamo perdere. C'è un Video che vi lascerò nell'info box di una persona. Adesso, in questa fase transitoria, eviterò di dire nomi e cose perché, sinceramente, bisogna aspettare un pochettino che l'onda dello tsunami si ritiri. Comunque, c'è un video in cui una persona mi prende in giro: sono magra, sono bella, sono bellissima, sono gialla. No, sono magra, sono bella. Cioè, sono bellissima, l'ho aggiunto lui per prendermi in giro perché io non dico alle persone: sono bellissima, cioè, dove vado? Bella. Fa così sta persona nel video. Vi saluto, vi mando un bacio puccioso, top. Indovinate sotto dove sono andata, come ai vecchi tempi. E c'è l'altro. Ah, ma sei qua. C'è l'altro panino in forno, se dai un'occhiata che non si sia carbonizzato. Avrete notato un certo silenzio, ovviamente adesso che non c'è da scroccare e c'è da fare i pacchi e c'è nemmeno la folla delle grandi occasioni, ma abbiamo constatato che credo che sia già sul punto di carbonizzarsi. È puccioso il panino? Oh, è puccioso? L'ho trovato. Sì, ma io non ti ho chiesto se l'hai trovato, ti ho chiesto se è puccioso. Ha risposto: l'ho trovato, l'ho trovato. Ma Amplifon? Aspettate, aspettiamo che si affacci col panino che gli chiedo se è puccioso. No, è per te. Sì, dammi solo un morso. Io non ti ho chiesto se l'hai trovato, ti ho chiesto se il panino è puccioso. Ha fatto così. Ha fatto così. Boh, vabbè. Oh, non si può più dire niente. Niente, ragazzi, vado a sistemare le cose, mi vado a fare una doccia perché ve l'ho detto, mi sento le puzze. Cioè, non puzzo, però mi sento. Sento sempre le puzze io. Vabbè. Vi saluto, mi soffio il naso per la 150ª volta, mi lavo la faccia con l'acqua calda subito, che mi togli dalla faccia, dal naso, quei cazzi di pollini. Solo un morso, eh? Sì, è puccioso, dai. Cioè, guarda, più puccioso di così con le farfalline. Guarda, detto vagliolino con le farfalline. Altro che puccioso. Da che parte si sì. Quella alta. È buono, grazie Vilma per il panino che mi hai fatto. No, per me non è a metrano, è per te è tutto a metrano, è tutto rovente, per me no. No, vabbè, non è che mi devi. Il video si taglia, non è solo in live. Cambia tono. Taglierò un pezzettino di una appena caduta con un piccolo alterco. E vi saluto, vado a lavarmi subito la faccia con acqua calda e sapone per i piatti, come ai vecchi tempi. Mi raccomando, indovinate dove sono andata. Il posto misterioso, ricordate che ci sono sempre ricchi premi, tipo una cosa posso mettere in premio? Cominciamo a smoccolare che posso mettere in premio questa bustina di organza nera, ero addobbo funebre. Ok, vi saluto e quanto brilla sto coso, risalta di più i punti neri. Top, vi saluto e a dopo.